Buongiorno ragazze, oggi video sui miei gioielli, diciamo, su tutte le cose o quasi tutte le cosine in oro e argento che possiedo. Queste sono alcune delle mie cosine perché tante le ho lasciate da mia mamma e passiamo a mostrarvele, ecco. Allora, la prima scatolina è questa di Mabina Gioielli. E all'interno troviamo quella che era la fedina mia e di mio marito. Aspettate che la giro, che ha i brillantini, ecco. Ed è questa qui, appunto, questa era la nostra fedina prima di sposarci. Ha questo decoro ondulato e i tre diamantini al centro. Molto semplice, diciamo, non semplicissima, ma una classica fedina in argento. Poi, questo è di Chu Jewel Italian Design e all'interno c'è questo braccialetto con scritto My Baby. Mi è stato regalato quando appunto è nato il mio bimbo e sono quelle targhette che dietro oppure sempre qua si possono incidere, ma io ancora non l'ho fatto incidere. Ogni volta dico che lo faccio e poi non lo faccio. Anche questo in argento. Poi, qua c'è questa scatolina. Sono un po' in difficoltà ad usare una mano sola, ma non importa, ce la facciamo. In questa scatolina troviamo queste collane. Questa in realtà non è la loro scatola, ma non avevo più quella originale. Questa collana qui mi è stata regalata da mia nonna. È una perla rosa. Il ciondolo è in oro bianco e non so se riuscite a vederlo, ha il diamantino sopra la perla, ma è di qua. Io ve la facevo vedere al contrario, ecco perché non lo vedevate. Ed è questo qui. Anche la catenina è in oro bianco. Questo è un altro ciondolo. Purtroppo ho perso la catenina che era in oro e mi spiace un sacco, in oro bianco. Comunque questo è un ciondolo molto molto bello con il rubino in mezzo e intorno tutti gli Swarovski, veramente bellissimo, anche questo mi è stato regalato da mia nonna. E questo, mettiamola da parte il fiocco, lo rifarò dopo. Poi qua troviamo un'altra scatolina con all'interno una spilla, aspettate che giro così almeno forse riuscite a vederla perché purtroppo c'è un sole pazzesco e ce la possiamo fare con questa spilla a forma di R. Questa qui è un regalo di battesimo che appunto è stato uno dei pochi che mi sono portata di qua perché mi piaceva, gli altri li ho a casa della mia mamma. Poi questo è stato un regalo di comunione o cresima, non mi ricordo, comunque bellissimo. Ed è questo fantastico anello in oro bianco con sopra l'acqua marina. Io lo adoro. Era grandissimo, infatti l'ho già dovuto stringere, ma nonostante ciò mi è ancora comunque un pochettino largo, ma è veramente qualcosa di spettacolare, a me piace un sacco. Poi, qua, questa è la scatolina delle fedi del matrimonio, ma io dentro ci ho messo altre due fedi, che sono la fede di matrimonio della mia nonna paterna e un altro anello, sempre della mia nonna paterna, entrambi in oro e sono un ricordo, visto che comunque non c'è più, e quindi li tengo in questa scatola. Prima, li tenevo sempre a questo dito, non è un gestaccio, però li tenevo qui. Forse c'ho ancora anche un po' il segno, non so. Però poi, ho preferito metterli qua per paura di perderli. Poi, ok, passiamo a questa scatola che se le altre facevo fatica, ok, la apro e torno. Ok, sono tornata. In questa scatolina troviamo una collana, cioè scusate, un bracciale di perle, veramente bellissimo. Io amo e stramo le perle e questo bracciale mi piace un sacco. Il problema di questa scatola è che è durissima da aprire, veramente faccio una fatica tremenda anche con due mani. Poi
Questo è stato un regalo di compleanno ed è questo bellissimo bracciale portafortuna appunto con il cono. Mi piace tantissimo, è di quelli che vanno bene a tutti, perché comunque li puoi mettere regolandoli e mi piace tantissimo. Ok. Oddio, non riesco più a chiudere. Ok. Poi, questo è stato un regalo per la festa della mamma, la mia prima festa della mamma, ed è un braccialetto in argento, se riesco ad aprirlo, placcato oro rosa, ed è questo braccialetto qua con la A di Alessio, con tutti gli Swarovski. Mi piace tantissimo, soprattutto anche comunque il significato, perché appunto la del nome del mio bimbo. Mi è stato regalato appunto dal mio bimbo, ma in realtà era da mio marito. Ok, lo chiudo dopo. Poi queste due scatoline qua, spostiamo bene, di Marlù Gioielli, sono un coordinato. Ok, sono il braccialetto con la perla e la collana, aspettate che la giro. Sempre con la perla, come vi dicevo, adoro le perle, quindi chi mi conosce sa che con le perle va sul sicuro. Sono entrambe entrambi in argento. Ok, poi in quest'altra scatolina, sempre sti fiocchi, mannaggia, a me potevo aprirli prima, vabbè, troviamo queste due cose, ovvero. In realtà questi non sono miei, ma sono i gemelli di mio marito che ha usato al nostro matrimonio. E poi questa che ne avevo due, però l'altra devo averla da un'altra parte, non mi ricordo. Praticamente è una specie di infradito cavigliera per la caviglia, per il piede, e dovevo utilizzarla per il mio matrimonio, quando ho fatto il cambio vestito, ma alla fine non l'ho utilizzata. Pazienza. E anche questa era in argento con gli Swarovski, credo siano. Ok, poi passiamo a queste tre scatoline di Stroili Oro. Allora, in questa qua verde troviamo, se riesco ad aprire. Le ho aperte tutte, così facciamo più in fretta. In questa troviamo questo paio di orecchini in oro bianco con due perle e un oddio, come si chiama? Un ametista, due ametiste, ovviamente, quattro perle, due per orecchino e due ametiste, una per orecchino. Adoro. Questi qua mi sono stati regalati da mia sorella come bomboniera per il suo matrimonio, che ero testimone e madrina, perché lei fece come me matrimonio e battesimo insieme, e questa appunto fu la mia bomboniera. Poi qua troviamo in quest'altra scatolina di Stroili, quella viola, troviamo un anello che mi ha regalato mio marito, ed è questo anello qui in argento placcato oro rosa con la pietra rosa. E sì, mi piacciono le pietre rosa e soprattutto mi piace l'oro rosa. Metto a posto dopo. Poi, ultima scatolina che vi mostro sono queste due collane. Di questa non ho la scatolina perché non l'ha mai avuta in realtà, perché questa pietra qui, che è un'ametista, mi è stata regalata da mia sorella quando fece il viaggio in Egitto, perché là queste pietre preziose costano molto meno rispetto a qui, e quindi me la portò. E poi per la cresima me la fece incastonare. Però non so dove sia finita in realtà la scatola, perché la pietra e basta non ha mai avuto la scatola, appunto. Invece la catenina e tutta l'incastonatura, si dice così, è in oro bianco, e sicuramente la scatola ce l'aveva, ma chissà io dove l'ho fatta finire. Questa qui in realtà la sua scatola sarebbe questa che vi ho mostrato prima, però l'ho messa qui così, non lo so. Praticamente questa collana è la collana che mi è stata regalata da mia mamma
quando è nato il mio bimbo. Ovviamente, come potete vedere, ha i due piedini che appunto raffigurano il mio bimbo ed è tutta in oro rosa, che come vi dicevo io stramo, anche le fedi di matrimonio infatti le abbiamo fatte in oro rosa. Ha un grande significato appunto perché mi è stata fatta per la nascita del mio bimbo. Ok, questo è tutto. Come vi dicevo, non li ho tutti qua perché tanti li ho da mia mamma, però ci tenevo a farvi vedere questi che sono comunque quelli che amo di più. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!